Mascherina sì o mascherina no? All'inizio non si trovavano. Mascherine. Adesso invece le puoi comprare ovunque. Ma servono ancora? Sembrerebbe di no. Speriamo. Dal 1° giugno, infatti, fino al 15 giugno per il momento, non è più obbligatorio usare la mascherina per strada in Veneto. Continuerà ad essere indispensabile nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, bar, negozi, eccetera, e all'esterno solo nelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza tra i non conviventi. Questa appare sicuramente una bella notizia, che ci fa rivedere la luce. Tuttavia, è la scelta più giusta questa? Sulla questione ci sono opinioni contrastanti e sicuramente qui non si è in grado di dare una risposta. Quello che per il 15 giugno si sia risolta tutta questa partita di ordinanze e aperture. Presidente, dal 15 giugno, se tutto va bene, se la curva liberi, liberi tutti, tranne il tema della mascherina che dovremmo portarla. quindi quella potrebbe continuare anche oltre il 15 giugno. Probabile. Certo, desta una certa preoccupazione il fatto che si sia inclinato il rapporto tra la Regione Veneto ed il governatore Zaia da un lato e il professor Crisanti dall'altro, a seguito delle polemiche sorte sui meriti dell'azione sanitaria anticoronavirus in Veneto. Polemiche, specialmente in questa situazione c'è stata tanta sofferenza, sono stati tanti morti. Io trovo veramente, guardi, meschina questa cosa. Del successo che abbiamo avuto in Veneto ha sorpreso tutti. E chiaramente è comprensibile che anche altre persone che hanno lavorato vogliono avere la loro parte riconosciuta. Penso che questo sia normale. Comunque penso che sicuramente il contributo dei piani, il contributo individuale, poi alla fine emergerà. Lo stesso Zaia ha sempre riconosciuto la competenza ed il contributo preziosi del professor Crisanti. E che pensa quest'ultimo della questione mascherine? Guardi, io veramente a proposito dei giovani, l'ho già detto l'altra volta, è stato mandato sulle mascherine un messaggio assolutamente incoerente. Prima non servivano, poi servono, poi quelle chirurgiche, poi le FFP2, poi le FFP3, poi devono essere marcate CEI, poi non fa niente se sono marcate CEI e poi mettete quello che vi pare. E poi dici, non si fa così. Poi se immagina un ragazzo di 17 anni, ma come lo interpreta questo messaggio? Ecco, bisogna riflettere su queste cose e questo di nuovo è il risultato di mancanza di conoscenza. Io, a me mi piacerebbe sapere, ma dove stanno gli studi che hanno fatto vedere che le mascherine fai da te funzionano? Perché non so la stessa cosa di quelle chirurgiche, di altre che invece sono state testate e valutate. Ecco, sono queste le cose su cui riflettere, sono tutti questi messaggi di incoerenza e chiaramente le persone dicono, ma se è così, ma allora perché non facciamo un po' di giorni di scuola? Perché non blocchiamo le scuole? Perché poi, voglio dire, gli italiani non possono essere lasciati a mascherine fai da te e bel tempo, perché questo è in qualche modo, questo è l'atteggiamento che c'è adesso. In questa situazione è inevitabile che si rimanga un po' in confusione. E siamo sicuri che la prima preoccupazione dei cittadini sia in questo momento andare a votare? Io sono sempre fermo a luglio, nonostante la pischarata che abbiamo fatto, perché ho il massimo rispetto del Parlamento, che sia chiaro, ma nessuno se ne è accorto di cosa sta accadendo. Spostare di una settimana la discussione significa sostanzialmente affossare luglio. Voglia di democrazia o particolare attenzione ai sondaggi di questo periodo? Io resto fermo a luglio, guardate, qualcuno mi dovrà spiegare perché non si può andare a votare a luglio. E ogni sondaggio, perdonatemi, è drogato, fra virgolette, dalla vicenda Covid. Si tornerà alla normalità e poi avremo i sondaggi buoni, ordinari, che sono quelli dell'intenzione di voto e di quant'altro. Non è un caso che i governatori oggi abbiano i sondaggi alti, perché sono quelli che hanno gestito il Covid. Sono stati più visibili, più bravi, meno bravi, ma insomma. E Conte, appunto, ha fatto la battuta, ha un sondaggio alto, ma penso che sia dato dal fatto che, insomma, anche per lui il Covid abbia pesato. Ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare.
portare.